È molto bella la giornata di oggi. Sono riuscito a fare smart working senza problemi. Poi i ragazzi del Labs mi hanno fatto vedere tutte le figate che stanno facendo su di sopra, che è il futuro, e manco potevo immaginarmi una cosa del genere. Come dicevo a loro, 15 anni fa noi facevamo computer grafica, era il futuro, adesso il futuro sono loro e noi siamo i vecchi. Ciao, mi chiamo Federico Favaro. Ho fatto il master numero 8 nel lontano 2009, 14 anni fa. Prima di oggi, ieri, ero a casa mia a Ispra, sul Lago Maggiore. Settimana prossima salgo a Londra, ogni 2 mesi salgo a Londra in ufficio, a fare un giro a trovare i colleghi, il capo e tutti quanti, abbracciare tutti e via. Allora, io ho studiato ingegneria informatica, una laurea triennale, poi ho fatto una seconda laurea triennale in matematica, che non ho finito, per mettermi a cercare un lavoro, qualcosa che mi potesse dare uno stipendio a fine mese. E la mia tesi di laurea informatica era su robotica, un sistema di motion capture che ho creato a casa con dei fondi di lattina della Red Bull e MATLAB. Quindi era la materia che mi era più interessata in ingegneria informatica, ho iniziato a cercare in quell'ambito, che era più o meno sconosciuto in Italia a quel punto. Allargando un pochino la ricerca è uscita Big Rock, che mi ha subito colpito, mi ha interessato. Ho scoperto Big Rock a gennaio 2009 e a marzo 2009 ero iscritto al corso. Sono venuto a visitare la scuola, mi ha colpito subito l'ambiente, le figate che si potevano fare e ho deciso di iscrivermi. Fatto il master in computer grafica. Forse c'era solo quello ai tempi, così tanti anni fa che forse c'era solo quello. Ho fatto i 6 mesi estivi, abbiamo visto un overview di tutto il processo di produzione, poi abbiamo fatto il viaggio in America, è stato molto bello, andare a visitare gli studios in America è stato bellissimo, fantastico, più ovviamente l'esperienza umana di vivere un'esperienza del genere con Big Rock, con gli altri corsisti. E poi abbiamo fatto la tesi che è finita ad agosto di quell'anno, 2009. Di tutta l'esperienza di Big Rock, quella che forse è stata più forte e importante è stata la prova di lavoro vero e proprio, intesi, quindi quando si va a produrre qualcosa con una deadline è sotto stress. Perché lì saltano tutti, anche la persona che più era amica salta fuori qualche tensione, salta fuori qualche momento di stress e quello è quello che poi si va a ritrovare nel mondo del lavoro. Finché si fa il corso e si studia semplicemente, tra virgolette, è facile, ma quando si affronta un processo produttivo, lì si viene veramente formati a quello che poi troveremo nel mondo del lavoro. Quindi sicuramente in qualsiasi momento di stress, nelle dozzine di progetti che ho fatto al lavoro, sono almeno un pochino tornato con la testa e con il cuore all'esperienza della tesi, dove abbiamo un pochino imparato, ho iniziato a imparare a gestire lo stress e a pianificare i processi produttivi per arrivare a una deadline nel tempo consentito. Perché se c'è una settimana, non c'è un mese e in qualche modo bisogna riuscire a consegnare il prodotto. In tesi facevo rigging. Rigging e in 2 o 3 cercavamo di far andare i render in farm, sui computer, senza sapere cosa stavamo facendo, però ce l'abbiamo fatta alla fine. Con qualche notte insonne, con qualche dormita sui divani di Big Rock, ce l'abbiamo fatta. Allora, le basi che mi ha dato Big Rock sono state le fondamenta che tuttora mi porto dietro. Ovviamente una volta usciti su un master di 6 mesi dove si vedono tutte le materie, tutti gli step della pipeline, poi bisogna andare a integrare. Per rigging si iniziano con i vari corsi, i vari tutorial che ti insegnano quel poco in aggiunta, poco tanto, però non è quello che ti fa fare la differenza poi sul mondo del lavoro. E poi quando ci si basa un po' sulla propria capacità di problem solving e di inventiva e quando capitano i diversi scenari sul lavoro, ci si inventa qualcosa, ci si confronta, si inventa.
e si cresce così. Poi sempre ci si va a confrontare col mondo e si vede che soluzioni sono state fatte da altre compagnie, da altre persone. Però è tutto un pezzettino per volta, si cresce e si accumula esperienza. Fino a un certo punto dove si inizia a gestire le persone. Quando si inizia a gestire le persone, lì si impara tantissimo. Lì è, secondo me, il punto della carriera dove si impara di più, perché hai accesso all'intelligenza di tutte le persone, alla creatività e al problem solving di tutte le persone che lavorano nel tuo team, e quello fa una grande differenza. Uno può studiare tanto, ma poi quando va a confrontarsi con le persone è lì che si impara veramente. Allora, la tesi è finita metà fine agosto del 2009. Ho avuto l'onore di essere invitato a diventare Red, però sentivo che dovevo andare più in là. Quindi, anche se sono stato onorato di questa offerta, ho deciso di rifiutarla. E questo in realtà nel giro di un mese e mezzo più o meno mi ha portato direttamente nel mondo del lavoro, perché a fine settembre mi chiamano da Big Rock dicendo: ti interessa andare a Glasgow? Non sono mai uscito dall'Italia, era la prima volta, Treviso era la prima esperienza via da casa, a studiare via da casa a parte Milano. Il lavoro dovevo iniziare, la mia carriera lavorativa, prendere, partire, andare a Glasgow era una grossa cosa. Però in 448 ho preso e sono andato, il 12 ottobre 2009 sono sbarcato a Glasgow, quindi stiamo parlando di 2 mesi dopo la fine della tesi. Quando mi hanno chiamato ho tirato insieme uno showreel con quei 4 lavori che avevo fatto durante il master, e l'abbiamo mandati su a Glasgow Animation, che aveva bisogno di quella figura in quel momento, e quindi sono partito, armi e bagagli, e sono andato a Glasgow. A pensarci adesso ti direi sicuramente di sì, che Big Rock mi ha aiutato a cambiare un pochino quella mentalità e aiutarmi a lanciarmi. Perché se ripenso a quei giorni, a quel periodo, l'idea era un po' di rimanere in Italia, non è che avevo grosse idee di andarmene, non era in progetto, ok, prendo e me ne vado a Glasgow o dall'altra parte del mondo o che altro. Volevo esplorare il mondo del lavoro, però non avevo grosse intenzioni di partire. Più che altro non c'era proprio quella domanda, e quindi mi si è posta quella domanda. E la risposta, quando c'è stata l'opportunità, è stata positiva, quindi sicuramente Big Rock mi ha stimolato e mi ha aiutato a mettere un po' quelle piccole ali che mi hanno fatto volare via da qua e entrare nella carriera, nel mondo lavorativo della computer grafica. È completamente diverso, noi eravamo in cascina, il mio master erano 23 persone, mi pare. Abbiamo avuto problemi a trovare abbastanza persone per fare 2 tesi praticamente, e c'era solo quel master, c'era un altro master più piccolino che iniziava in quel periodo, ma quella era Big Rock, era in cascina su quei 2 piani e tutto era lì. E vedere adesso come è cresciuta è una cosa incredibile, adesso è più che triplicata, non so quanti studenti avete adesso, ma 4-5 volte quelli che c'erano prima probabilmente. Le infrastrutture sono incredibili, avete labs, avete anche i Red, sono molti. Prima i Red erano 4-5 persone messe in una stanza, adesso avete, è tutto gigante adesso, è tutto più figo anche, molto bello. Beh, sicuramente il legame con Big Rock rimane negli anni, tornare qua per me è tornare a casa. Anche se non è più la cascina, quando torno qua, vedi, quando arrivo abbraccio tutti come se fossero fratelli. Magari Savini papà, perché è un po' più grande, però no, in realtà è fratello anche lui. Grazie a Big Rock che ho quello che ho dal punto di vista lavorativo. Certo, poi uno ci mette l'impegno personale e tutto quanto, ma non sarebbe stato fuori di per sé, non sarebbe sbocciata questa carriera senza Big Rock. E quindi tornare qua è sempre una cosa a me cara. Mi fa piacere venire a fare un giro per salutare, mi fa piacere venire a fare una talk ogni tanto, mi fa piacere aiutare i ragazzi, di solito quando passo di qua poi i ragazzi mi contattano, mi chiedono consigli per lo showreel piuttosto che per la carriera, e cerco sempre di mettermi a disposizione, perché mi ha dato tanto Big Rock, mi ha dato tanto la mia carriera, e quindi mi fa piacere ridare indietro un pochino di tutta quella bellezza che mi è stata donata. Quindi sì, Big Rock è un posto caro e sempre lo rimarrà. Allora, io in Friendster sono un lead rigger da 8 anni oramai, penso.
2014-15, e un lead rigger praticamente ha il compito di gestire il team. Il dipartimento di rigging viene diviso in base a quante persone servono su ogni progetto, viene assegnato un team con un lead su ogni progetto. Le responsabilità del lead sono quelle, beh, in primis, di discutere con i supervisor e con gli altri lead sullo show come fare le cose proprio, come si approccia a un problema, quale soluzione si può implementare per raggiungere un risultato, per risolvere un problema. Quindi da quella parte. Dalla parte di produzione ci si interfaccia con produzione per fare tutto lo scheduling, quindi si va a organizzare il tempo delle persone che lavorano nel team praticamente. Dal punto di vista di produzione ci si interfaccia con i producer e si organizza il tempo delle persone che lavorano nel team. Quindi si vanno a prendere tutti i task dentro un software gestionale come potrebbe essere Shotgun e si vanno ad assegnare tutti i vari step, quindi si fa lo scheduling del tempo per un puppet setup, per un face setup, per un body setup, tutti i vari step, blocking, primary, final, e tutto si deve interlacciare correttamente con gli altri dipartimenti anche, quindi per fare un rig ci deve essere il modello pronto molto semplicemente. E poi si gestiscono le persone, quindi si gestiscono le persone, si pianifica insieme come sviluppare un qualcosa, e si dà supporto e li si aiuta a sviluppare i rig, a creare magia, ma anche a crescere come persone, che quella è la parte bella. Quindi è un po' il lavoro su molti aspetti del lead. A me piace non essere semplicemente il lead che ti dà un task e aspetta che sia fatto, mi piace interagire proprio a livello personale, far crescere le persone. Quindi cercare sempre un qualcosa un po' più in là delle loro capacità, ma non troppo in là che si sentano persi, essere sempre disponibile, essere sempre presente per qualsiasi cosa. È quello come mi piace approcciare il lavoro e quello che faccio al lavoro tutti i giorni. Come abbiamo detto prima, ho finito il master ad agosto 2009 e a ottobre dello stesso anno sono sbarcato a Glasgow. Sono sbarcato a Glasgow con una valigia, qualche soldo e tante speranze, e mi sono ritrovato un pochino in mezzo al nulla. Non è l'altra parte del mondo, Glasgow, però è lontano comunque per una persona che non si era mai spostata dal Lago Maggiore, a parte venire a Treviso per la breve esperienza di Big Rock a studiare. E quindi sono arrivato là, era un sabato pomeriggio, lunedì mattina prendo questo bus e da Glasgow, che già per me era in mezzo al nulla, ho fatto 40 minuti in mezzo all'ancora più nulla e sono arrivato a Kilsyth, un paese di 200 anime, 200 mucche, 200 pecore più o meno. Da lì sono andato nella zona industriale, fuori dal centro paese, dove c'era il mio primo posto di lavoro, Glasgow Animation. Sono arrivato un pochino in anticipo e il posto non era ancora aperto e non lo trovavo. Ho dovuto chiamare, non c'erano ancora gli smartphone, non c'era Google Maps, quindi ho chiamato mio padre in Italia, gli ho detto vai su Google Maps col computer e dimmi dove sono, perché sono perso in mezzo a nulla. E tornando indietro dopo poco ho trovato un po' di macchine, sono entrato a chiedere, era la segreteria di una grossa ditta di tubi e lì dentro stavano facendo un film e ho scoperto che quello era il mio posto di lavoro. Sono entrato, ho chiesto, mi sono introdotto, ho detto chi ero, cos'ero lì, per quale motivo ero lì, e ho chiesto dove era il dipartimento di rigging e mi hanno guardato e mi hanno detto tu sei il rigger. Ah, e gli animatori? Ah, c'è un animatore là, e questo è il team. E quindi ho passato la giornata dentro questa stanza, in uno stato di soggezione, senza sapere perché ero lì, cosa dovevo fare. Alla sera ho preso il bus, non ho conosciuto molte persone, non mi è stato introdotto tutto il team. Ho preso il bus, sono tornato a casa, sono andato in albergo, mi sono messo a piangere, volevo scappare, volevo tornare a casa. È stato un momento abbastanza drammatico. E lì la scelta era star lì, continuare. Certo, era passato solo un giorno, però l'impatto era stato molto forte. Star lì, continuare oppure abbandonare? Già all'inizio c'era quella domanda. E per fortuna ho deciso di rimanere. Ho lavorato in quel posto per 6 mesi e dopo 6 mesi ho accettato un'offerta in Axis Animation, una compagnia con una reputazione un po' più ampia, in centro a Glasgow. Lavoravano su vari progetti molto interessanti, principalmente game trailer e in game cinematics.
L'azzardo è stato mollare un contratto, mi hanno offerto un contratto di un anno nella compagnia precedente e ho accettato un contratto di 6 settimane in Axis Animation. Mi ricordo che ho chiamato Big Rock, ho detto mi consigliate cosa faccio, cosa non faccio, è un salto di qualità però solo 6 settimane. Se finiva quel contratto di 6 settimane poi si tornava a casa, non è che c'era tanto altro a Glasgow. E niente, quello è stato un po' il mio leap of faith, mi sono lanciato. Sono andato in Axis Animation e le 6 settimane sono andate molto bene e il contratto è stato prolungato per 10 mesi. Ho lavorato 10 mesi in Axis Animation, abbiamo lavorato su vari progetti, tra cui Enslaved, Pirates of the Caribbean e la World Winning. Abbiamo vinto un award a Cannes con Dead Island, il trailer con gli zombie, quello montato in reverso, molto carino. E arriviamo così a gennaio 2011, dove ci troviamo molto bene con Axis, una compagnia piccola, si lavora molto bene, un bel team. Mi hanno offerto anche un anno di contratto, però anche lì c'era altro che mi chiamava. E in quel momento era il ritorno a casa. Per me era giunto il momento di andare via da Glasgow. E quindi ho deciso di rifiutare il contratto. Mi è anche stato proposto un match di un'altra offerta o che altro. Ma io non avevo un'altra offerta, era semplicemente sentivo che era giunto il momento di tornare a casa per quel momento. E quindi così ho fatto. Il 31 gennaio 2011 ho preso un volo, dopo un anno, 3 mesi, 18 giorni a Glasgow, gli ultimi mesi sono stati un po' duri, il secondo inverno a Glasgow è stato un po' duro, e sono tornato a casa. Anche lì sono tornato a casa, ho sistemato lo showreel, ho preparato il mio breakdown, ho preparato la mia cover letter, ho mandato lo showreel in tutte le compagnie di Londra, dintorni, Italia e che altro, e poi mi sono messo a aspettare. Aspetta, passano i mesi, sono stato praticamente 9 mesi senza un lavoro e a un certo punto iniziavo a mettere in discussione tutte le scelte della mia vita. Forse dovevo rimanere a Glasgow, forse non era il caso di fare quella decisione. Quando tutto più o meno sembrava non perduto, ma iniziavo a pensare, ok, forse devo cercare un altro tipo di lavoro, devo cambiare indirizzo che altro, arriva la chiamata da Friendstore, che cercava un junior in quel momento, io ero disponibile, mi hanno contattato inizio settembre e anche lì a fine ottobre ero a Londra. Da inizio settembre mi è stato contattato da una recruiter, ho fatto un colloquio via telefonica con l'allora capo di dipartimento Nico Scappel. Mi ricordo ancora il giorno che la recruiter mi ha detto verrai chiamato da Nico Scappel, il capo di dipartimento di rigging. Allora ho preso Google e sono andato a cercare chi mi avrebbe chiamato e quando ho visto il suo curriculum mi sono sbiancato. Praticamente questa persona aveva lavorato in tutti i più grossi studios, in alcuni dei più grossi studios degli Stati Uniti, aveva brevettato un sistema di air simulation suo, scritto da lui, e questa era la persona che mi chiamava. E io alla fine della fiera avevo neanche un anno e mezzo di esperienza nei visual effects e mi chiamava questo personaggio da Friendstore. L'intervista è andata molto bene e nel giro di una settimana, 10 giorni, sono stato ricontattato da recruiter che mi ha chiesto quando potevo andare su. Mi hanno fatto un'offerta e mi hanno chiesto quanto in fretta sarei potuto essere a Londra. E penso di aver preso il volo nel giro di una settimana, 10 giorni, sono sbarcato a Londra. Era il 29 ottobre 2011 e il 31, ad Halloween 2011, è stato il mio primo giorno a Friendstore, dove lavoro tuttora. Quindi ho iniziato come junior rigger su Gravity, la fortuna infinita di iniziare la carriera nei visual effects movies su un film che poi ha vinto l'Oscar. Ricordo, porto nel cuore il giorno in cui abbiamo fatto le foto con in mano l'Oscar e il BAFTA, l'emozione di tenere in mano quelle statuette che sono un po' il simbolo degli achievement in quella industry, è incredibile. E poi da lì ho lavorato su una dozzina di film. All'inizio come rigger, poi mid rigger e poi sono diventato lead. Sono stato lead nel 2014, mi pare, su Pan. E poi ho passato tutta una varietà di film,
come Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Tom and Jerry, ognuno con problematiche diverse e challenge diversi, ma tutti interessanti a loro modo. E anche i team che ho gestito team di 2 persone, come ho gestito team di 12 persone, 13 persone eravamo su Tom and Jerry. E quindi attraverso tutti quei film è come sono arrivato a fare quello che faccio adesso e sono qua a parlare con voi. Allora, negli anni della mia carriera ho ritrovato vari big rocker. Una su tutti, tuttora lavoro con la mia amica Nat, che è in Framestore, è una lead texture artist e abbiamo fatto il master insieme. Anzi, forse eravamo i due più stressati, che si scannavano di più durante la tesi del master. E di big rocker a Londra ne ho incontrati veramente tanti, sempre in grosse compagnie e in buone posizioni, quindi la preparazione con cui arrivavano era sempre buona, su quello non c'è nulla da dire. Da persona con un po' di esperienza sulle spalle al giorno d'oggi, a qualcuno che inizia adesso la sua carriera di visual effects o nel mondo della computer grafica in generale, per usare 3 parole userei non mollare mai. Crederci è la base di tutto. Le opportunità là fuori ci sono e le persone con talento e con voglia soprattutto possono prendere quelle opportunità. Quindi sembra una cosa gigante, sembra una montagna infinita da scalare, però ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti. Basta crederci. Quando ci sono i momenti no, vanno passati. Bisogna accettarli, è quello che ci dà la vita. Bisogna accettarli, passarci attraverso e si esce sempre più forti di prima. Una via la troveremo sempre. E ascoltare anche un po' la pancia, perché pensare è sempre giusto, però anche il sentire è importante. Sentire quello che ci attira e quello che vibra con noi, quello è molto importante. I consigli in generale che do, anche quando vengo qua, vado da qualche parte col team di recruiting, lo showreel deve essere qualcosa di fatto bene, che è un po' dato per scontato, ma deve essere fatto bene, e deve essere una cosa breve, focalizzata. Non serve star lì anni a continuare a rifinire il lavoro per sempre, bisogna tirare insieme qualcosa di fatto bene, impacchettare in una maniera e presentare in una maniera messa bene, e quella è la base dello showreel. Non deve essere lunghissimo, l'attenzione di un recruiter, lo showreel vengono, nei visual effects almeno, vengono scrutinati prima dai recruiter. I recruiter non fanno il mestiere per cui assumono, non sono rigger. In un secondo step verrà passato lo showreel al capo di dipartimento o a chi altri valuterà quella posizione. Quindi bisogna catturare l'attenzione del recruiter. Per un ambiente come il nostro, una grossa compagnia che fa visual effects, quando si entra come junior si matcha al fotorealistico. Quindi un modellatore può fare una prop senza star lì a fare un dragone volante. Poi se uno ha quelle skill, assolutamente, è bello metterle dentro. Però delle prop, del match fotorealistico di un oggetto, di una scena, qualcosa di art surface. In termini di rigging, qualcosa di semplice, delle deformazioni, ma qualcosa di semplice e ben curato, perché nel nostro lavoro l'attenzione al dettaglio è quello che fa tutta la differenza. Senza l'attenzione al dettaglio non c'è la resa fotorealistica. Quindi senza strafare, senza cercare di fare un full body, che ci mettiamo noi 6 mesi a farlo, quindi figuriamoci un ragazzo, un junior che prepara il primo showreel. Qualcosa di semplice, una zona del corpo, piuttosto che un facciale, un sistema facciale, piuttosto che un'idea, un tool, qualcosa di impacchettato bene. E, già nello showreel metterei delle descrizioni su quello che si è fatto, in particolare se si arriva con lavori fatti in condivisione, intesi a Big Rock più che altro o altre cose, metterei delle descrizioni su cosa si è fatto di preciso, perché se un recruiter arrivano dei showreel dove c'è la stessa scena, è difficile sapere chi ha fatto che cosa. E in più un breakdown, un documento di breakdown, solitamente è cosa buona e giusta, perché si va a dettagliare di preciso cosa si è fatto, che software si è usato, che tecniche si sono utilizzate e tutto quanto. E anche una cover letter di solito serve per quando si fa un'application. La cover letter è importante e per aziende soprattutto grosse, ma in generale è bello che ci sia un'attenzione a quell'azienda, un motivo in particolare per cui si scrive
e si vuole essere assunti. Di solito si manda a tappeto quando si inizia a cercare lavoro ed è più che normale, però un'attenzione particolare coglie sempre l'attenzione del recruiter. Ricordo relativo a Big Rock che porto con più calore nel cuore e quando sono tornato nel 2019 a fare la talk, la mia prima talk pubblica, sono salito sul palco davanti a 300 persone, me la facevo addosso, me la facevo sotto. E arrivavo con buon materiale, Princeton è stata molto generosa a darmi del materiale super sugli Avenger, però comunque quando sali sul palco davanti a 300 persone la strizza sale. E la talk andò benissimo e il calore che mi ha inondato dopo quell'esperienza è stato anche quello che mi ha fatto capire di avercela fatta davvero. È stato un punto focale nella mia carriera, dove finalmente mi sono fermato e ho detto ok, forse un pochino ce l'ho fatta, ed è anche grazie a questo posto e alla magia che ho vissuto grazie a questo posto. L'avvento dell'AI di questi tempi è sicuramente un momento pivotale, un momento cruciale nello sviluppo della industry. È un game changer che andrà a cambiare appunto le dinamiche. Nella produzione di film le dinamiche sono un po' più lente, quindi la struttura è un po' più stabile, ci vorrà più tempo affinché l'AI lasci un segno profondo. Sicuramente già adesso viene utilizzata, in Friendster ci sono dipartimenti avanzati che esplorano tutte le nuove tecnologie e sicuramente c'è del lavoro viene fatto sull'AI, sulla machine learning è già stato fatto e con l'AI, e l'AI verrà integrata sicuramente. A livello di image generation, di model generation, così saranno probabilmente le prime cose che entreranno in produzione. A livello di servizi di previsualizzazione, anche lì sarà molto presente nel breve futuro e in generale andrà a cambiare i processi produttivi perché può essere applicata a qualsiasi livello della produzione. Ora, tante persone sono un po' spaventate dall'avvento dell'AI, dalla prima paura che una persona può avere, quella di perdere un lavoro, piuttosto che il punto di domanda su come si svilupperà questa tecnologia. Personalmente la vedo come una tecnologia come un'altra. Siamo sopravvissuti a tanti cambi epocali e tanti lavori cambieranno, alcuni spariranno sicuramente, però si torna sempre all'adattabilità dell'essere umano. Cambiano le cose e se ci si adatta e se si rimane al passo coi tempi, si rimarrà a cavalcare l'onda. Quindi sì, a un certo punto della carriera fa anche piacere stare un po' comodi, sedersi, però l'AI sarà una rivoluzione, è già una rivoluzione a quel punto di vista, e farò un attimo rialzare in piedi tutti quanti per imparare come integrare questa nuova tecnologia che è oggettivamente un game changer. Se mi riscriverei a Big Rock? Beh, prima di tutto dovrei tornare giovane. Se tornassi giovane mi riscriverei a Big Rock, sì, sicuramente. Se chiudo gli occhi e penso a com'era Big Rock e com'è oggi e provo a immaginare come sarà, come vorrei che sarà nel futuro, la speranza è che rimanga quel filo umano che è rimasto. Big Rock è cresciuta, è diventata gigante, c'è un sacco di gente, si fanno un sacco di cose rispetto a 14 anni fa quando ero qua io, ma quel lato umano è sempre rimasto forte e presente. Tornare qua e abbracciare le persone come se fossero fratelli e ritrovare quel calore e quell'umanità è quello che fa tutto, in qualsiasi ambiente lavorativo, in qualsiasi ambiente scolastico, è quello che fa la differenza. E quella è un pochino la magia forte di Big Rock, secondo me. Quella magia, quella sparkle che c'è in questo posto. Il ricordo di Big Rock che porto più calorosamente nel cuore è stata la notte a Love Lock con Marco Savini in quel pub di quella cittadina sperduta in mezzo al nulla, in cui registravamo i video nel bagno del locale, mandandoli a casa con la paura che potesse essere la nostra ultima notte.
Ne facciamo un'altra adesso. Sono emozionato a pensare quella serata. Solo io e Marco capiamo cosa vuol dire, però è molto bello.